come lavoro regista su un argomento che conosce da vicino, con persone che ha, sulle storie di persone che ha conosciuto da vicino e che ha visto quasi quotidianamente negli ultimi 10 anni. Ma intanto c'era stato un precedente, una cosa molto più rapida, quello di un piccolo cortometraggio che ho girato a Forte Pedrazza con un testimonial che era Leo Gullotta e che in qualche modo ci aveva già fatto iniziare un percorso su questo discorso più artistico. E noi abbiamo lavorato, Massimo ne può dire anche tanto di questo, con grande rispetto delle storie, sulle persone. È stato un lavoro preliminare già molto importante, molto profondo prima. E sul set abbiamo lavorato con una estrema tranquillità, dolcezza e serenità, e devo dire che tutti gli attori, dai più diciamo impegnati, più famosi eccetera, ai più diciamo improvvisati, perché abbiamo fatto girare tutti, no? Tutti sono stati sul set, tutti si sono messi a disposizione, e i più impegnati, che avevano chi la fiction, chi lo spettacolo teatrale eccetera, il problema è stato proprio incastrare tutte queste cose, perché tutti volevano esserci, anche quelli che hanno fatto solo piccole parti, piccole... Infatti abbiamo avuto un grande problema un po' lì per i titoli di coda. Infatti, io ricordo che abbiamo fatto... E quindi avere questo problema... che stato... non aveva fatto niente, ci voleva essere tutto quello. Avere questo problema è un problema diciamo relativo, però è stato bello perché tutti volevano esserci, cioè appena raccontavamo Massimo, insomma lo vuol dire benissimo, che cosa era il progetto, che cosa sarebbe stato il film, prima di girarlo ovviamente, e tutti hanno dato la loro estrema disponibilità, e non perché si pagasse, perché poi tutti hanno preso pochissimo da questo punto di vista, ma proprio perché la storia, il tema era coinvolgente. Per cui questa cosa per noi, per me è stata importante. Pensate che anche una persona, cito per esempio un nome di una persona, di un'attrice calabrese che è Annalisa Inzardà, che vabbè, ho mandato a posto mio da Marzullo, perché ci aveva chiamato anche Marzullo, la trasmissione che venerdì andrà in onda di notte, cinematografo. Manderò lei, e lei è stata soltanto, infatti abbiamo discusso proprio ieri su questa cosa, è stata soltanto una sera prima a Palermo, abbiamo già trovato lei a Palermo, fatto la parte dell'archivista, e è stata con noi la sera prima a cena, poi tutta la mattinata fino al primo pomeriggio a Palermo e poi è ripartita subito. Cioè già lei è stata benissimo con noi, non ho fatto che dire in giro che questo set era un set bellissimo, anche se lei è stata soltanto per un giorno, perché si è trovata così bene, così in questo clima tranquillo, sereno, eccetera, e questo per noi è una prima soddisfazione, è una grande soddisfazione. Seconda domanda, il cortometraggio a cui faceva riferimento Iannuzzi si intitola La lettera al Presidente, lo trovate sul canale YouTube della Fondazione di Comunità di Messina, ed è una lettera, aggiungo questo dettaglio, è una lettera che la Fondazione di Comunità di Messina, il Distretto Sociale Evoluto, scriveva all'allora Presidente della Repubblica sul tema del dolore e l'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario. E lui rispose patrocinando un'iniziativa che la Fondazione ha fatto insieme alle Nazioni Unite proprio per presentare i primi risultati del progetto. Seconda domanda, Franco, potenzialità cinematografiche di questo territorio, nel senso che sono ampiamente esplorate in Primula Rossa, le location, il set, le location sono luoghi quotidiani per tutti noi, il cast è in gran parte composto da attori messinesi, la Inzardà sempre facevi il calabrese, comunque è di quest'area. Ci si lavora bene, quindi oltre all'atmosfera di cui ci ha raccontato del set, logisticamente, cioè la regista. Sì, l'organizzazione che abbiamo avuto, grazie a Giacomo e a tutti quelli che ne hanno fatto parte, è stata impeccabile. Già pensa il fatto di incastrare tutti gli attori che arrivavano, poi partivano, poi dovevano tornare, cioè abbiamo avuto qualcuno che è dovuto venire in un primo momento e poi tornare dopo, cioè tutto è stato organizzato e pianificato, per cui chi l'andava a prendere l'aeroporto, cioè, è stata una cosa fatta diciamo con una puntualità incredibile. E le location sono
sono belle, sono, cioè, a me già ispirano 100 altri film. Gaetano non li vorrà fare, però sicuramente terrorizzati di questo. Sì, nel senso, non è atto terroristico, però. 100 sono troppi, dico, per dire. Molto però dico, le location che noi abbiamo dentro la fondazione sono già fatta. Non soltanto noi abbiamo girato questo film, cioè, sono state girate anche altre cose, da altre troupe, da altri documentari che sono registi che sono arrivati anche precedentemente a noi. E abbiamo questo privilegio di avere dei luoghi fantastici che possono essere sicuramente vissuti, utilizzati perché ci lavoriamo, utilizzati anche per movimenti artistici. Non a caso abbiamo un museo al Parco Cinus Orca di arte contemporanea, di bellezza. Il soggetto è la sceneggiatura insieme allo psichiatra Angelo Righetti di Primo Lopez e di Massimo Barilla, che e questo si vede in sostanza in Primo La Rossa, perché dentro il film prosegue il lavoro che la Fondazione porta avanti di ricerca storica su fatti contemporanei, che in particolare per la Fondazione è curato da Massimo. Primo La Rossa è fiction, ma è anche documentario, unisce i due linguaggi per ripercorrere 40 anni di storia contemporanea. E in particolare, se possiamo concentrarci su questo, il post legge Basaglia, il post 78, nel 78 la legge Basaglia sancisce la chiusura degli OPG, poi diciamo degli ospedali psichiatrici, giusto, che poi sono stati OPG, insomma il processo è stato lungo e probabilmente non ancora concluso, anche se da qualche anno non dovrebbero esistere più questi. Non dovrebbe esistere più gli OPG. Massimo, quindi questa operazione di ricostruzione storica coerente col lavoro che la Fondazione svolge, come funziona, detto Primo La Rossa? Io su questo ho un'opinione molto precisa, che cerco di realizzare anche nei miei spettacoli teatrali, nel senso che la fiction non è di per sé un ripercorrere la realtà in maniera bellissima. La fiction serve a far sintesi e a restituire una realtà più alta, molte volte. Quindi alcuni meccanismi che sono di finzione servono non a stravolgere la realtà, ma a interpretarla meglio e a fondare meglio nella realtà. In un film come questo, in cui fiction e materiale d'archivio stanno insieme, l'equilibrio è sempre molto delicato. Molto molto delicato, perché è chiaro che il materiale d'archivio ha una potenza di per sé che spesso rischia di uccidere la fiction. Quindi se la fiction non parte da questa idea di voler essere una narrazione calda, profonda, che sta dentro le cose, dentro i sentimenti che noi attraversiamo all'interno delle cose, questa operazione è impossibile. Per me in realtà la scrittura non parte con la scrittura, come sempre. Cioè, tutto il pregresso è molto più importante. Quindi le decine e decine di ore di incontri, di registrazioni fatte con Ezio, per me sono la parte più importante, per la scrittura è solo una conseguenza. E quella è un'esperienza che ci porteremo per tutta la vita, nel senso che è una condivisione profonda che poi ovviamente confluisce in quello che è stata la scrittura. Questa è un po' l'idea, se siamo riusciti a trasferirla in qualche modo, proprio perché è questo approccio precedente che lo consente. Luigi Polimeni, che ha composto e suonato, posso dire, suonato le musiche di Primo La Rossa, sono musiche originali. C'è anche una canzone di Nello Mastroeni, di Concerto, il resto è opera del maestro Polimeni. Qualcosa sentiremo adesso quando proietteremo il trailer di Primo La Rossa, naturalmente. Le musiche sul trailer sono quelle del film. Il valzer dentro l'OPG, Luigi, come mai il valzer dentro un ospedale psichiatrico giudiziario? Allora, sì, questo voglio dire, questo nel senso che voglio parlarvi del gesto tecnico, perché nel film, di quello che significa per noi il film, ne hanno già parlato gli altri. E quindi vi voglio parlare del gesto tecnico. Intanto sono orgoglioso di aver partecipato a questo progetto per il film, e orgoglioso poi di far parte di questa grande famiglia, e non solo per il film.
nel mio lavoro, come dice Giacomo, nel cinema, è una cosa veramente molto strana, soprattutto per chi poi scrive la colonna sonora, perché deve scrivere al regista tramite una lettera formale, passa dal produttore, è veramente complicato. Invece qui Franco mi ha aiutato a lavorare veramente insieme. Mi è stato ancora una tua lettera, ma non è. Esatto. Mi è stato permesso di andare sul set praticamente sempre e quindi di scrivere delle cose che mi ispirava non l'immagine nel video, ma realmente quello. E lo dico qua. La musica l'ho firmata io, ma credo che sotto il mio nome ce ne stavano tanti altri, anche quello di Gaetano Giunta, perché il valzer il più stonato del pianeta Terra, perché il valzer su queste immagini degli ospedali psichiatrici è stata una mia scelta, cioè, l'ho scritto io, è stata una mia scelta, ma insieme a Gaetano l'abbiamo difesa e Gaetano è stato, come si dice, il mio braccio destro nel difendere un tre quarti, maestro Farina, un tre quarti che è una musica allegra, è una danza, cioè il tre quarti è una danza, e difenderla su quelle immagini per me è stato difficile con il regista, però ci siamo riusciti, e quindi ho scritto molte cose in collaborazione con Franco, ho scritto molte cose in collaborazione con Massimo, in collaborazione è chiaro che le note le scrivo io, però questo film è stata veramente questa commistione di mestieri artistici importanti. Io sono orgoglioso di questa cosa, perché le musiche sono opera mia, ma frutto di questa bella energia che c'è dietro questo film. Questa è la cosa che mi premette. Il cinema è un'arte collettiva, perché tutti lavoriamo per un ma realmente poi non è così. Vabbè, però tutti contribuiamo. Ci deve essere collettivo.